are better than Chinese tobacco. It's a typical, it's not like weed, but something like this. Cipe, bocca o culo? Bocca. Cioè, ma la domanda è se dovessi... Così, proprio a caldo. La domanda è se dovessi prendere... Non ho capito bene la lore, però se dovessi prendere un pene, lo prendessi in bocca o nel culo? Ah, o morte? Ah no, ho capito, se uno ti punta una pistola e ti dice bocca, culo o morte? Forse bocca, non lo so. Allora, dipende, se questa persona qui... cioè lo vedo che è igienico, bocca, se asciughi sicuro, cioè se devo succiare il branzino, no. Masella, tronco penduto a destra, cappella rovente e palle tonde, voto cazzo 9.5/10. Ho capito. Anche questi sono post di ingolosimento praticamente. Ma io ti chiedo una cosa, perché io non sono riuscito a capire, no, vado un attimo a cacare. Il cerchelle diventa abbastanza chiaro. Comprai i geni mamotti, tornai in stazione perché dovevo tornare a Bologna per tornare a casa, allora come se fosse andato a scuola. Avevo finito i soldi e dovetti chiedere alla gente in stazione i soldi come un drogato per tornare a Bologna. Ma Dario, scusa una cosa, ma come mai Pokémon che ha i disegni così brutti e non Magic che ha le art bellissime? Occhio a quel che dici. Pazzuto. Ma sarà il caso di farlo volare fuori? Death Note per me è il ricordo che ne ho. Ok, quindi le emozioni. In un'altra categoria. Parliamo di una cosa seria. Cioè, gli ASMR su Twitch sono o non sono fatti per farsi le seghe? Cioè, questa è la domanda. No, vabbè, evidentemente sono fatti per farsi le seghe, dai. Però secondo me è come il segreto della cartina lunga. Tu vai dal tabaccaio, gli chiedi le cartine lunghe, lui ti guarda e ti fa e te le dà. E che cazzo servono le cartine lunghe? Uguale. No, mi garbano a fare i drummini un po' più durevoli. Un po' più lunghi. Capito? Mi garbano a bandiera. ASMR su Twitch, vabbè, che cosa fa? Può fare le seghe a quell'altri, però non è bannabile. Sì, sì. Dai, sei veramente un pezzo di me. Ecco. Perché? Dai. La mia tina poi? È molto brava in quello che fa. Amore. E stasera ti scopo il culo. No! No, ma si fa per ridere, ragazzi. Ma tutto qui. Mannaggia. Condivide ragazzi, tutto, Dario, con la tua chat. No, io vale. Ho fatto per far ridere la chat. Buonanotte, mangaka. Io vado. Come vai? Perché? Sempre fiero. Cosa? Ho parlato di scopare in culo e gli è venuta voglia. Esatto. Ora va al piano sotto e lo vedi. Ciao Luca, grazie. Torna, quando ti va, torna. Cosa vuol dire? Cioè? Cosa vuol dire? Devi far cazzi tu. Cosa vuol dire da chat, scusa? Io non capisco. Ma Chad perché? Non ho capito. Mi sa che hai un problema dietro le spalle, a occhio. Lexi, do you know that Ario is a part of your DNA? I know, I'm really worried about that. Oh, you're worried. You are not proud of it. You should be proud of this. Look at him. I'm very proud. Look at him. He's beautiful. Scegli una cartina lunga, per favore. Da Grosseto. Sì, va adesso. Brava. Qui sono d'accordo. Sono d'accordo. Come leggere la chat, io non l'ho mai visto. Cosa? Come? Come legge lui la chat, io non l'ho mai visto. Sì, Aka, ma non gli dà retta, cioè sta pigliando per il culo, cioè no, non devi dare retta. Ma questa cosa, io la penso ok, ma per prendere per vera, il culo qua. Sto io, Dario. Siamo sì, Daniele, perché te sei così, Dio Madonna. Quando c'è una telecamera puntata, una comunque webcam, un c'è... Zitto, guerrafondaio! Quando c'è... Sì, sono patriarcato anche con i miei amici, quindi sono un amico arcato. Quando c'hai una webcam, una telecamera, un cellulare puntato addosso, te cangi, muti, capito? Lucertola, te riesci a cambiare,
cambi, proprio fai la muta e diventi un'altra persona. Poi quando siamo fra di noi, sì, cambi completamente. Vabbè, basta. Dicevi? Gli americani sono ovviamente più... Cosa è successo? Ragazzi, vi prego, fate lo stampa. Dai, vi faccio fare lo stampa. Quindi secondo me sì, la ricerca dello stile è importantissima, perché... Avessi già detto, ma lo ripeto. Praticamente lo scus è di Dani. L'ha inventato Dlarz, no, ragazzi. Non si è sentito un cavolo, stavi là. No, loro sì. È di Dlarz, perché praticamente durante le chiamate Skype, quando c'era una polemica, c'erano tutte le sere le polemiche su ogni argomento possibile e immaginabile, quando Dani tipo si incazzava perché sentiva una stronzata da parte di qualcuno che era in chiamata, grazie a Red Warrior 1991 per l'euro. Quindi sempre. Tipo, diceva, ma te come cazzo puoi dire una roba del genere? Scusa che stai da Dani, ma come cazzo puoi dire una roba del genere? E lui faceva, no, è perché secondo me questo film... E lui faceva, scus. Durante tutta la spiegazione del tipo o della tipa che cercava di giustificarsi ai suoi occhi. Quindi io l'ho preso perché era una cosa fantastica. Non ha più senso che esista la letteratura. E smette di essere una vera e propria forma d'arte e rimane una scatola. Del programma questo qua. Non si sente, rip mic, non si sente, fiacca, rip audio. Mi sentite, ragazzi? Non vorrei, grazie al crovo per l'euro, non vorrei che magari fosse successo ora qualcosa. Si sente, non scritto. Era grazie a Dani Spinosa. Il tirannosauro. Ok. Grazie, no, grazie mille, Dario, comunque. No, ma era per capire, non è che... No, ah, sì, no, beh, si è capito. Perfetto, perfetto. Ragazzi, ma voi vi rendete conto che letteralmente voi preferite mangiare la merda, perché letteralmente quando c'è Dario non legge mai la chat, legge un messaggio su 20 tipo Yotobi, oppure fa finta di leggerli e legge una cosa che si è inventato per parlare dell'argomento che vuole lui e poi spacchetta carte. Cioè ragazzi, voi letteralmente vi volete autodare la merda, cioè voi siete Dio santo, perché? Ma infatti Pizzo C'è ha detto una grande verità. Ma quando mai c'è stato Dario in sta maratona? Infatti, ragazzi, sì, quando c'è... Ogni volta, appena la live c'era Dario così, sono rimasti classici. Che sì, no, ragazzi, ma poi tra l'altro Dario banna sempre la gente a caso, Banna la gente. Poi ogni tanto ci sono le discussioni tra gli altri e lui così. Ah, dico che... Sì. Cioè, praticamente lui butta fuori la gente dalla videochiamata a caso, così. Anise, come stai? Ora bene, però stavo dicendo, in realtà manca ancora un cazzo di gatto di merda. No, scherzo. Ce ne hai fatti 299? Sì. Ma come hai fatto a farli tutti diversi? Cioè, ti hanno mandato delle foto e ti hai rifatto quei gatti? Devo andare via, ragazzi. Sì, ma puoi rispondermi. Si chiama educazione. Sì. Maledetta nana bionda del cazzo. Grazie per la sub, Mr. Martex, però se non la fai a me la prossima volta ti vomito tra le chiappe, Mr. Martex. No. Mi dissocio, ovviamente.